vicinanza in tutte le attività investigative. Doveroso. Allora, quest'altra operazione, possiamo dire, ricalca quell'attività che nel territorio è volta a reprimere uno dei fenomeni più gravi, che è quella dello spaccio di droga. Ricorderete l'operazione Village dello scorso anno, fine dello scorso anno, ha già portato a condanne per tutti gli imputati in primo grado. Vi è stata poi un'altra operazione, Old Home, e questa a carico di Carrozza Francesco, che di alcuni mesi addietro. Adesso vi è quest'altra. Avete visto i nominativi degli arrestati, ne manca uno che diciamo è il personaggio di maggiore rilievo, logicamente non possiamo dire nulla perché è attualmente attivamente ricercato. Come nasce questa operazione? Anche questa si collega a un controllo del territorio che il commissariato già da tempo fa in maniera capillare e con brillantissimi risultati. Viene notata l'autovettura di Pagliuso di fronte a un negozio di autoricambi della famiglia Gallo. Gallo, come ricorderete, era indicato quale tossicodipendente nel processo Village e diede già un certo contributo all'epoca. Ora, si trattava di appurare se la presenza fosse meramente occasionale o fosse collegata ad eventuale acquisto e successivo spaccio di sostanze stupefacenti. Dato il soggetto Pagliuso Antonio, si decide di iniziare l'attività investigativa, si procede a intercettazioni e anche non solo telefoniche ma anche ambientali e si cominciano ad accertare i primi legami tra il Pagliuso e soggetti che non solo sono assuntori di sostanze stupefacenti ma che svolgono attività anche di spaccio. Abbiamo una serie di contatti telefonici e qui il linguaggio usato è molto criptico, ma si riesce a risalire all'attività di spaccio sulla base di una serie di continui contatti telefonici e di alcuni accenni che vengono fatti nelle conversazioni. Accenni che si riferiscono anche alla persona attivamente ricercata, fatti dal Pagliuso Antonio e dal Buffone Pasquale, in cui si parla di somme di denaro che devono essere date a questa persona attivamente ricercata. Noi crediamo che l'attività di spaccio faccia capo al ricercato, e ciò sulla base di una serie di elementi. In primo luogo, detta persona viene indicata quale soggetto a cui va consegnato il denaro raccolto, e il denaro raccolto dai venditori al dettaglio e dagli acquirenti. Qui abbiamo una serie di plurimi incontri tra questa persona, Pagliuso e Buffone. Abbiamo una serie di indicazioni successive. Questa persona viene indicata come colei che il giorno successivo sarebbe tornata a Lamezia, si sarebbe portata a Lamezia, la circostanza viene oggettivamente confermata. Questo dato ci indica come è ricercato a fornire a Pagliuso e a Buffone qualcosa per la quale i due, dopo aver raccolto denaro da terzi, devono provvedere al pagamento in suo favore. È una circostanza univoca che indica per l'appunto come a lui deve connettersi il traffico di sostanze stupefacenti. Diciamo che per tutti gli altri, oltre alle intercettazioni telefoniche e questi plurimi contatti telefonici, dimenticavo di dire che per il ricercato abbiamo addirittura in un giorno contatti telefonici, sono ben 5, dalle ore 18.57 alle ore 19.38. Il ricercato chiama Pagliuso, Pagliuso risponde, Pagliuso nuovamente chiama il ricercato, altro squillo successivo e altro squillo a distanza di appena 39 secondi, il che sta a significare un qualcosa certamente non di lecito, ma che va un dato indiziario che va riconnesso a quelli di cui vi parlavo prima. Ora, mentre a carico del ricercato vi sono più elementi di prova indiretta, a carico degli altri vi sono elementi di prova diretta, rappresentati non solo e non tanto dal contenuto e dalle espressioni usate nelle intercettazioni telefoniche, ma una serie di indicazioni che vengono date da tossicodipendenti.
così in relazione a uno dei delitti vi è esplicito riferimento da parte di un tossicodipendente all'uso di marijuana e alla fornitura che avviene ad opera di Pagliuso Antonio in almeno 3 circostanze nel periodo di festività di fine anno 2012. Sono dichiarazioni rese da questo soggetto tossicodipendente acquirente. Così ancora per altro delitto ha scritto al Buffone, è sempre lo spaccio di sostanze stupefacenti, e altro tossicodipendente che parla, il quale testualmente riferisce: Buffone, nel periodo in cui mi contestate le telefonate, mi ha fornito della marijuana in 3 volte per un importo complessivo di 400 euro. Chiarisce il contenuto di alcune intercettazioni e diciamo che ci dà piena prova della responsabilità dell'indagato. Lo stesso è a dirsi per tutti gli altri. In alcuni casi si è dovuto procedere a contestazione esplicita. Non sempre le dichiarazioni sono spontanee. Ora, però, messi di fronte al contenuto delle intercettazioni, alcuni, uno in particolare, non ha potuto negare di aver acquistato effettivamente sostanze stupefacenti. Effettivamente, dice questo ragazzo, questo acquirente, Palmieri Maurizio in più occasioni mi ha fornito della marijuana. Anche se la cessione a suo dire a titolo gratuito, la sostanza del reato non cambia. Conclusivamente possiamo dire questo, poi il dottore Borrelli sarà più preciso su alcuni fatti, possiamo dire che la prova è fornita non solo dal contenuto, anche se criptico, delle intercettazioni telefoniche, dai continui contatti telefonici e per tutti, tranne che per uno, per cui vi sono gli elementi di prova indiretta cui vi accennavo prima, e per tutti dalle dichiarazioni di soggetti che si riforniscono di droga da parte di costoro. Permettetemi una considerazione finale, un plauso agli agenti del commissariato, come al solito, per la professionalità e soprattutto per la pazienza e per lo scrupolo con cui sono state praticamente interpretate tutte le intercettazioni e la pazienza nel ricostruire i contatti e i movimenti soprattutto della persona ricercata, di cui purtroppo non possiamo fornire allo Stato le generalità, anche se, vi ripeto, è colui al quale si deve riconnettere questa operazione di spaccio di droga. L'attività continuerà incessante, anche perché lo spaccio di droga è uno dei reati che a mio avviso più gravi commessi in questo circondario e che richiede un monitoraggio continuo del territorio e un'attività di prevenzione e anche di repressione sempre più intensa. Dottore Borrelli, vi darà qualche altro particolare. Allora, ringrazio il signor procuratore per le parole sempre di stima che nei confronti miei, ma soprattutto nei confronti degli uomini del commissariato. Questa operazione è frutto di grandi sacrifici e di un'operazione di pura investigazione. E pura investigazione significa mettere ambientali in macchina, fare intercettazioni telefoniche, fare appostamenti. E sapete che questo è molto faticoso. Per questo ringrazio la squadra investigativa diretta magistralmente il sostituto commissario Antonio Serratore, che ha saputo per 6 mesi fare questo tipo di attività, che l'attività è finita nel mese di aprile di quest'anno, oggi giungiamo alle ordinanze di custodia cautelare. È stata particolarmente difficile la ricostruzione di questo gruppo criminale perché in realtà i loro contatti telefonici si limitavano a squilli, quindi era un insieme di squilli e sulla base degli squilli poi c'erano degli incontri. E sapete bene che non è facile, quando gli incontri avvengono soprattutto fuori dalle autovetture, intercettare. Lo spaccio che viene contestato è uno spaccio di sostanza stupefacente, marijuana, ma anche cocaina. La cocaina proveniente da Gioia Tauro, perché la persona attivamente ricercata ha basi operative nella piana di Gioia Tauro. Mentre lo spaccio di canapa indiana veniva qua e in questo caso la fonte di approvvigionamento era Pulice. Pulice Salvatore, e, perfetto, il figlio di Pulice, perfetto, di Magolà. Lo spaccio, la piazza per lo spaccio era come al solito San Biasi. E noi abbiamo chiamato questa operazione Strike per dire che abbiamo individuato tutti quelli che erano al momento, perché voi sapete che la realtà è in continua evoluzione, uno va in carcere e un altro lo sostituisce.
e che avveniva nella tutto lo spaccio che avveniva nella zona di San Biase. La prima operazione Village è un'operazione che si è conclusa con condanne per tutte le persone, escluso una persona per cui c'era un dubbio su un'attività intercettiva, sul riconoscimento vocale, e avveniva soprattutto nei pressi di un bar, di cui titolare uno degli odierni arrestati in San Biase. Io ho detto un bar, voi sapete. Sì, perfetto. Per quanto riguarda i soggetti, a parte la persona che stiamo attivamente ricercando, di cui speriamo di darvi la cattura nelle prossime ore, se non nei prossimi giorni, sono tutti ragazzi, sono nuove leve, ma nuove leve conosciute quantomeno da un punto di vista familiare, perché Pulice Salvatore è figlio di un pregiudicato ucciso qualche anno fa, lo stesso Pagliuso e lo stesso Buffone hanno avuto dei lutti in famiglia e sono legati tra di loro da rapporti di parentela, in alcuni casi sono cugini. Ripeto, la nostra attività è stata un'attività lunga e faticosa, adesso ci viene riconosciuto dalla Procura e dal GIP, che è concesso graduando però, diciamo che la nostra rappresentazione era una rappresentazione reale, quindi ci vengono date le ordinanze di custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari, di questo siamo contenti, però ritengo che non bisogna assolutamente abbassare la guardia, perché il livello di spaccio nella città di Lamezia Terme ha toccato un quadro allarmante. La gravità indiziaria, anche dobbiamo dire, le prove si basano molto sulle dichiarazioni di assuntori di sostanze stupefacenti, che sono assuntori saltuari ma che non sono tossicodipendenti riconosciuti. C'è l'impiegato, l'operaio, il calzolaio, gente che fa una vita apparentemente normale e che ogni tanto, soprattutto nei giorni di festa, mi riferisco al periodo di Natale e di Capodanno dell'anno scorso, organizza delle festicciole per assumere cocaina e anche prendere cannabis indiana. Però è un quadro allarmante, perché dà il dato della diffusione del fenomeno. Ripeto, non crediamo di aver stroncato il traffico, a questi ragazzi ne sostituiranno altri, però l'importante è dare una risposta in questo campo, e quindi credo che sia un'attività meritoria non mia ma del commissariato di Lamezia Terme, ripeto, soprattutto della squadra dell'ispettore Serratore. Ci sono domande? Serratore Antonio. Sì, lui ha come riferimenti Buffone e Pagliuso qua. Quindi ci può essere un collegamento con la criminalità, No, diciamo che c'è questo personaggio che gestisce questa piazza di spaccio a San Biase, in maniera direi quasi esclusiva in questo momento. Lui è di Lamezia ma risiede nella piana di Gioia Tauro. Lo Stato non abbiamo elementi per contestare il reato più grave, che è quello di quell'articolo 74. È preferibile contestare episodi specifici in spaccio, onde evitare eventuali assoluzioni e formazione di giudicati sul reato di quell'articolo 74. Quando acquisiremo elementi certi, allora ci si muove. È inutile fare gran cassa, come si suol dire. Quando ci sono elementi certi dell'esistenza di un'associazione, allora quello è il momento opportuno per contestarlo. Sì. È inutile partire con contestazioni roboanti e poi ottenere delle assoluzioni. Sì, in alcuni casi è in riscontro l'attività, perché poi ci sono anche dei ragazzi che non sono stati colpiti a misura cautelare, perché precedentemente colpiti da misura cautelare dai carabinieri nell'operazione Hold Home, esatto. E riscontra la nostra attività di spaccio è stata che mentre il Buffone e il Pagliuso davano la droga a questi ragazzi, mi riferisco a Cocimiglio e a Carrozza Francesco e Cocimiglio, vengono arrestati successivamente dai carabinieri con la droga che gli aveva però procurato per la vendita Pagliuso e Buffone. Questo è un altro procedimento a parte. Però è stato stralciata questa parte, perché certo, l'ambiva è un'altra attività da parte dei carabinieri. Quindi lo spaccio avviene prevalentemente a San Biase. Solo a San Biase. In che zona esattamente? Piazza Diaz. Quale periodo, oltre a fine anno, tutto detto,
Piazza Diaz, la nostra attività monitorata è stata tra dicembre dell'anno scorso fino a marzo dell'anno scorso. Poi voi sapete che i tempi sono la richiesta cautelare. Marzo 2013. Il monitoraggio è avvenuto in quel momento. Vi posso assicurare, soprattutto il periodo di Natale è stato un periodo di ricerca affannosa e sostanze stupefacenti. E ci risulta anche da un'altra indagine, lo possiamo riferire. Sì. L'indagine che è stata già portata a compimento, credo che sia in fase abbreviato, e quella di Palmieri, che sono stati arrestati, Palmieri e Buffone, nello stesso periodo c'era anche da quel, dall'altro gruppo che non opera su San Biase, ma opera, come ben sapete, a Santo Feme, una ricerca affannosa di stupefacente, perché la domanda era oltre l'offerta. Allora, Pagliuso e Buffone e Gallo sono cognati. Pagliuso e Buffone sono cugini e Pulice dovrebbe essere parente pure a Buffone. Sono tutti. Se avete. Se ho sbagliato qualcosa. Perfetto. Vabbè, comunque. Il papà. Diciamo che l'attività di riscontro ce l'hanno fatti i carabinieri, in questo caso sequestrando la droga che era stata ceduta a loro. Va bene. È l'episodio però, dell'arresto, ripeto, di Carrozza. Carrozza e Coccimiglio, vi ricordate. Diciamo, giornalmente no, però loro erano sempre alla ricerca di soldi, avevano l'attività grossa che veniva richiesta da questo personaggio ai due è di raccolta dei soldi. Sì. Si parla sempre di centinaia di euro. E parlano 300, 400, 500 euro. Quando il ragazzo che ha preso marijuana e che ci ha confessato dice di aver ritirato 400 euro una volta, 200 euro una volta e 100 euro un'altra volta di marijuana. No, nello stesso mese di Natale. Un altro dice che doveva un debito di 400 euro e 400 euro invece di pagarlo gli ha dato marijuana. 400 euro di marijuana sono... 400 gradi, cioè 50 gradi, no, insomma, centinaia, mezzo chilo. Sì, per quanto riguarda la cocaina, mentre invece per quanto riguarda la canapa indiana il grosso dello spaccio lo curava Pulice e Salvatore. Sì. Dall'operazione Village. Sono dalla... operazioni collegate. Perché la frequentazione di Pagliuso in un'attività che era sotto, eravamo in appostamento, l'avevamo visto nella Village che lui andava a proporre l'acquisto, pensavamo. Finita la Village, che era quell'operazione, la Polla, una volta che questi hanno finito di approvvigionarsi dalla Polla, perché la Polla è stato in carcere un anno e poi arresto domiciliare, si sono rivolti a loro, a questi due ragazzi. Diciamo l'occasione ultima è quella che vi accennavo prima, Pagliuso, Antonio che viene visto nel bar Gallo praticamente, sì. E si cerca di capire se è un contatto occasionale o se c'è qualcosa di più. Questo è lo spunto, diciamo, da cui ci si muove, spunto ultimo. Ci sono altre domande? Sì. Ringrazio al sostituto, la dottoressa Esposito ha curato tutta questa attività. E come al solito io lo dico per il dottore Galletta, il dottor Maffia, il dottore Meritone, quando seguono le nostre indagini lo fanno in maniera appassionata e quindi noi rompiamo le scatole sempre, devo dire sinceramente, però ci stanno dietro il GIP e il dottore Fontanazzi. Va bene? Va bene, grazie, grazie mille. Ci siamo, vai Paolo. Aspettate un attimo, volete fare la domanda, ragazzi? Lo facciamo. Sì, così ci muoviamo. Allora, da procuratore, da un'inchiesta ne segue un'altra e quindi si hanno risultati poi con le indagini. Sì, è così in realtà. Siamo partiti l'anno scorso, voi ricorderete, con l'operazione Village. Vi è stata un'ulteriore operazione da parte dei carabinieri che ha portato ad alcuni arresti e si tratta di persone collegate a quelle indagate nel presente procedimento. Si è partiti all'operazione attuale. Ora, diciamo, questa attività
è seguita particolarmente dalla Procura, perché noi riteniamo che lo spaccio di droga sia un fenomeno veramente allarmante nella città di Lamezia Terme. È allarmante sotto vari profili. Al di là del fatto criminoso in sé, noi abbiamo potuto notare che lo spaccio riguarda non soltanto tossicodipendenti, ma anche normali cittadini, i quali, come vi accennava prima il dottore Borelli, ricorrono in determinate circostanze a uso di sostanze stupefacenti, anche cocaina, in relazione ad alcune festività particolari. È un fenomeno quindi che riguarda, ripeto, buona parte della cittadinanza e che deve essere represso in maniera veramente pregnante e in modo massiccio da parte delle forze di polizia. Tra l'altro con una suddivisione ben definita, prima Sant'Ofemia, questa operazione a San Biasi. Esatto, è più la zona di San Biasi in questo momento che preoccupa, e preoccupa anche il ricambio con cui lo spaccio al minuto avviene, arrestate determinate persone, queste vengono purtroppo agevolmente sostituite con altre. Si cerca di arrivare logicamente a chi fornisce, anche fuori zona, ma ripeto, non è facile, anche se si tenta continuamente di tenere sotto controllo l'attività di spaccio al minuto, ripeto, e soprattutto chi fornisce la sostanza stupefacente. È da tenere conto anche che l'operazione si è svolta con indagini di polizia. Sono state indagini molto complesse, molto delicate, anche perché ormai non viene usato neppure un linguaggio criptico nelle telefonate, si tratta di semplici contatti telefonici, frequenti e continui, o di espressioni a volte molto equivoche, per cui si è richiesto un continuo appostamento da parte delle forze di polizia e una verifica anche di, non dico di movimenti bancari, ma di espressioni usate: Tizio porta 300 euro, Caio 400, dobbiamo dare quella cifra a Sempronio. Si sono riuniti tutti questi elementi indiziari, è stata data una certa valenza, come avete potuto verificare, anche da parte del giudice delle indagini preliminari, lavoro quindi ritenuto perfettamente idoneo ai fini dell'emissione delle misure cautelari. Grazie. Buon lavoro. A lei. Dottore, la mia. Sì. Dottore. Sì, lo facciamo a passo di mulina. Se aggiunge il procuratore che è più alto di me. Ma la cravatta vuole che la riprendiamo? La cravatta sì, però. Scusate, se fate la prima domanda potete chiedere della storia del fornitore. Che... Perché non la fai tu la prima? Vai. Vai, vai, no, perché sono lontano, capito? Vai, forza, solo per dottore, con il procuratore abbiamo approfondito alcuni degli aspetti di questa operazione che si è sostanzialmente consumata oggi a Lamezia. La domanda che le faccio riguarda uno dei soggetti che ancora non è assicurato alla giustizia e il ruolo svolto da questo soggetto nei confronti di questa rete che avete evidentemente svelato. Sì, è un ruolo di primo piano. Era, diciamo, il primo attore di questo gruppo criminale, tant'è che lui era la persona deputata all'approvvigionamento in altra provincia della droga pesante, mi riferisco soprattutto alla cocaina, e gli altri erano suoi accoliti, nel senso che prendevano ordini da lui, raccoglievano il denaro e provvedevano allo smercio della sostanza stupefacente, che questo personaggio che stiamo attivamente ricercando non trattava direttamente, nel senso che non contattava lui i clienti, ma si occupava soltanto di una gestione, direi, manageriale dello spaccio di sostanza stupefacente nella piazza di San Biasi. Senta, ma questo soggetto è collegato ad alcune cosche, diciamo, del luogo di provenienza, cioè della piana? Cioè, voglio dire, si tratta di una attività che questo signore svolge in proprio nei confronti di questi soggetti, oppure lì è inserito in una dinamica più ampia? Guardi, per quanto ci disvelano le indagini che abbiamo svolto con tutta una serie di appostamenti, attività intercettive ambientali anche nelle autovetture, e lui svolge in piena autonomia rispetto alla cosca d'appartenenza questa attività, quindi non possiamo parlare di un'associazione vera e propria. Lui comanda questo gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, e tutti legati, la maggior parte di loro, da vincoli di parentela, e da questo trae un notevole approvvigionamento di denaro che gli possono servire anche per altri tipi di attività. La situazione però è preoccupante, nel senso c'è chi vende e quindi c'è anche chi acquista, e alla mezza si continua a consumare cocaina e marijuana.
Sì, il dato allarmante che emerge non solo da questa indagine ma anche da altri tipi di indagine è che nel periodo di Natale, perché le indagini si vengono a finire adesso a novembre, ma in realtà noi abbiamo fatto 6 mesi di attività investigativa, nel corso delle intercettazioni il problema di questo gruppo e di un altro gruppo che stavamo monitorando era quello di approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, perché praticamente la domanda era di gran lunga superiore all'offerta. E c'è anche ragazzi insospettabili, mi riferisco al garzone di panetteria, al pizzaiolo, all'operaio, all'impiegato che desidera trascorrere i suoi sabati sera assumendo cocaina. Questo è uno spaccato che ci preoccupa, però dall'infa alla criminalità locale, perché voi sapete benissimo, se la domanda è alta anche l'offerta si adegua e troverà sempre qualcuno che vuole guadagnare soldi, anche perché voi lo sapete benissimo, con la droga i soldi si guadagnano in fretta.